la registrazione. Allora, dunque, dobbiamo completare il discorso sui FET e ci manca andare a vedere i modelli di piccolo segnale. I modelli di grande segnale in realtà li abbiamo già visti perché, contrariamente a quello che succede per i bipolari, per esempio, per i FET, anche per il grande segnale, si usano quei modelli parabolici, quelle espressioni paraboliche che abbiamo visto insieme. Quindi non si fa una linearizzazione a tratti, ma si usa l'espressione quadratica completa. Questo, vabbè, da un po', da un certo punto di vista complica perché non mi consente di linearizzare il sistema, cosa che potevamo fare con i bipolari. Però da un altro punto di vista, tutto sommato, essendo l'espressione un'espressione parabolica, anche se il sistema viene non lineare, spesso si riesce a risolvere analiticamente lo stesso e quindi si mantiene. Va bene, quindi questo è il criterio. Tutto sommato ci si accontenta di un modello parabolico che è ovviamente approssimato, ma consente di fare lo stesso conti in modo analitico. Come dire, l'assunzione di fondo è sempre comunque quella che vi ho fatto tutte le volte. Questi modelli di grande segnale servono per fare una progettazione di massima, no? E, come dire, cercare di capire carta e penna o insomma qualche semplice conto al calcolatore che cosa si può fare con un circuito, come dimensionarlo. Poi un dimensionamento più preciso e accurato si fa facendo una simulazione al calcolatore. Quindi per i grandi segnali il discorso l'abbiamo già fatto quando vi ho dato le espressioni analitiche delle caratteristiche corrente e tensione, e invece c'è da fare adesso il discorso sui modelli di piccolo segnale. E li affrontiamo nello stesso modo per tutti i FET, perché comunque in tutti i FET vale quell'espressione, vale quella relazione che diciamo, la corrente di drain che corre tra il drain e il source è controllata dalla tensione che c'è tra il gate e source. Allora, andiamo a scrivere modelli di piccolo segnale. Dunque, noi abbiamo che c'è una ID, funzione della VDS, questo è quello che appare nelle caratteristiche di uscita, e della VGS, che è l'altro parametro. Allora, come abbiamo ormai già visto, per il modello di piccolo segnale bisogna fare una espansione di Taylor al primo ordine. Quindi la ID la scriviamo come una parte costante più una parte variabile. Bene, quindi questo è quello che succede dell'ID, uguale a ID, questa è la funzione, e anche la VDS la scriviamo come parte costante più parte variabile. VGS è lo stesso. Quindi a questo punto facciamo l'espansione di Taylor del primo ordine. Termine di ordine 0, che è ID di VDS VGS, quindi nel punto di riposo, più a questo punto le due derivate parziali. La derivata parziale di ID rispetto a VDS calcolata nel punto di riposo, ok? Quindi a VGS costante, più la derivata parziale di D, scusate, per questa derivata l'espansione al primo ordine deve essere moltiplicata per la variazione di VDS rispetto al punto di riposo, più il termine DID su DVGS per, anche questo calcolato nel punto di riposo, Q è il punto di riposo, per VGS. Bene, questa è l'espressione complessivo, ovviamente questa roba qua, la ID calcolata nel punto di riposo, è quella che abbiamo chiamato ID grande, e quindi si può semplificare. D'accordo? E poi cosa mi rimane? Mi rimane questa parte qua, che chiamiamo di solito
GM, questa G mi ricorda, la G è la lettera che si usa per le conduttanze, no? Questa è una transconduttanza perché collega la corrente tra drain e source alla tensione tra gate e source, quindi alla tensione da un'altra parte, no? E si chiama quindi, per essere precisi, questa si chiama transconduttanza differenziale perché è ottenuta con la derivata. Spesso l'aggettivo differenziale, vedete, non lo sottintendo, insomma non lo sto a dire, ok, si indica con la lettera GM di solito. E poi c'è l'altra quantità, quest'altra derivata, che invece è una conduttanza. Dimensionalmente, vedete, una corrente diviso una tensione, quindi è una conduttanza, però non è una transconduttanza, perché è la corrente tra drain e source diviso la tensione tra drain e source, quindi è la conduttanza differenziale tra drain e source. E si chiama anche G0, ed è la conduttanza differenziale. Ho sbagliato, non G0, è una GO, differenziale di uscita. Di uscita perché nella configurazione a source comune, tra drain e source, la tensione tra drain e source è la tensione che abbiamo chiamato di uscita. Quindi questa O sta per output. Quindi questa parte del modello di piccolo segnale è legata alla maglia d'uscita. Per quanto riguarda la caratteristica d'ingresso, la cosa è abbastanza semplice, perché la IG è nulla, quindi il gate è isolato, la cosa finisce lì. Non c'è un'equazione analoga per la maglia d'ingresso, anzi, se vogliamo essere precisi, l'equazione analoga per la maglia d'ingresso è IG uguale 0. Il gate è isolato rispetto al resto del transistore, quindi la corrente deve essere per forza nulla. Quindi qui la scrivo qui, tanto per completezza, può far comodo, IG uguale 0, e quindi anche IG piccolo uguale 0 è l'altra espressione. Va bene, quindi se vado a riscrivere queste equazioni per il piccolo segnale e provo a disegnare anche il circuito, io ho questo sistema di equazioni. ID piccolo uguale a GM VGS più G0 VDS e poi IG uguale 0. Quindi, come il circuito equivalente qual è? Come si disegna il circuito equivalente? Bisogna trasformare quel sistema di equazioni in un circuito. Allora, io prendo qui il gate, qui il drain, qui il source comune. Allora, la corrente ID è uguale alla somma di due componenti, quindi le due componenti vuol dire che ho due rami in parallelo, con la somma di correnti. Una corrente è GM-VGS, quindi la posso rappresentare come un generatore controllato di valore GM-VGS, dove VGS è questa tensione, giusto? Poi ho l'altro pezzo che è G0-VDS, e questa è la corrente che passa in una resistenza, dico sempre G0, GO, VDS, che passa una resistenza RO uguale a 1 su GO. La corrente qua è GO per VDS. VDS ovviamente è questa tensione. Quindi quei due rami in parallelo rappresentano la prima equazione. E poi invece la parte IG uguale 0 è questa qua, non c'ho mica da fare niente, semplicemente devo tenere presente che il gate è isolato. Quindi la corrente IG è per forza nulla. Questo è il circuito equivalente per il piccolo segnale.
Vedete, quando rappresento il circuito equivalente, la rappresentazione trascende completamente dal fatto di quali siano le equazioni costitutive del dispositivo, no? Quali siano le caratteristiche, la forma delle caratteristiche del dispositivo, è completamente indipendente. In realtà, ad essere preciso, è indipendente anche dalla regione di funzionamento. Io ho detto soltanto che la corrente tra funzione VGS e VDS mi è bastato quello per scrivere il modello equivalente. Poi che cosa avverrà? Che il valore particolare dei parametri del modello, che in questo caso sono soltanto due, cioè GM e GO, dipenderà dalle equazioni perché devo calcolare quelle derivate. D'accordo? Però questo modello quindi va bene per tutti i FET in cui la corrente è funzione di due tensioni, della tensione d'uscita e di un'altra tensione di controllo. E qualunque altro FET ha questo modello in tutte le regioni di funzionamento, poi però troveremo i valori esatti di questi parametri modello per modello, regioni per ciascuna regione di funzionamento. In realtà l'unica regione di funzionamento che realmente ci interessa adesso è quella zona in cui il dispositivo si comporta come un generatore di corrente controllato da tensione, quindi la zona di saturazione. Okay? Nel FET si chiama zona di saturazione. Anche lì state attenti che saturazione vuol dire due cose diverse. Per FET è la regione buona per avere un amplificatore dove il dispositivo si comporta come generatore di corrente controllato da tensione. Per il bipolare, la saturazione è una regione in cui il dispositivo si comporta come un interruttore chiuso. D'accordo? Quindi sono due cose diverse, bisogna stare attenti a che cosa si. A che cosa. Ci si riferisce. Va bene. Anche nel caso dei FET, questa espressione qui vale in condizioni statiche, cioè per tensioni e correnti che variano molto molto lentamente. E se invece ho delle variazioni rapide di tensioni e correnti, devo tenere presente il fatto che c'è della carica internamente che si sposta e quindi avrò anche delle capacità interne di cui devo tener conto. Ecco, questo guardiamolo un attimo, perché questa cosa dobbiamo guardare in modo differenziato per FET e per JFET e per MOSFET, perché le cose, diciamo, le capacità sono leggermente diverse. Allora, vediamo capacità interne. Voglio vedere se scrivo bene, se lui capisce cosa ho scritto. Allora, vediamoli separatamente. Prima JFET. Allora, nel caso dei JFET, nel caso del JFET, cosa ho? Ho una barretta idealmente fatta così, con i contatti di drain e di source. Poi ho le diffusioni di tipo P più. E qui il canale. Qui c'è il gate, ora senza fare il collegamento esterno lo rappresento anche di qua. Allora, dove sono le capacità che ho? Vabbè, nel JFET ho, vi ricordate, qua tra la zona P e la zona N c'è una regione di svuotamento e quindi ho delle capacità di svuotamento, che sono in realtà dal gate verso il canale. Il canale però è collegato sia al source sia al drain, quindi in generale questa capacità di svuotamento la associo parte a una capacità che c'è tra gate e source e parte a una capacità tra gate e drain. Quindi ho delle capacità
di svuotamento perché ho una giunzione polarizzata in inversa. La giunzione, ripeto, è tra gate e canale, però poi il canale è collegato sia al drain sia al source, quindi la divido un po' e un po'. Ora, la situazione qual è? Devo distinguere due situazioni diverse. In regione lineare, questa zona di svuotamento, se ricordate i discorsi che abbiamo fatto ieri, è praticamente uniforme lungo il canale. E quindi ragionevolmente io posso attribuire questa capacità una metà alla parte del tra gate e source e un'altra metà alla parte tra gate e drain. Quindi mi vengo a trovare queste due capacità, la capacità tra gate e source e la capacità tra gate e drain praticamente uguali. Questa è la CGS tra gate e source, questa è la CGD tra gate e drain. In regione invece, in zona di saturazione, vi ricordate cosa succede? Che la regione di svuotamento è molto più profonda tra gate e drain, perché lì c'è la strozzatura del canale. La capacità di svuotamento più profonda corrisponde a una, scusate, una zona di svuotamento più profonda corrisponde a una capacità più piccola. E quindi in zona di saturazione avrò invece che la CGS mi viene maggiore della CGD. Maggiore di quanto? Insomma, un po' dipende. A volte se uno non sa, non ha informazioni addizionali, e questa purtroppo è una cosa che succede ogni tanto, la prende due volte. CGS due volte CGD, però francamente in molti casi non viene, cioè, questa è la cosa che si fa quando non si hanno altre informazioni, ma purtroppo questa è una cosa, ecco, che da studente uno in generale non è abituato a apprezzare, no? Perché da studente uno quando risolve un esercizio, l'esercizio ha una soluzione precisa, i dati sono giusti per trovare la soluzione, d'accordo? Questo è, se uno sa come si fa. Questa è una situazione, come dire, didattica, però spesso, nelle situazioni di lavoro sono tante, o di progettazione, per esempio di progettazione, ma anche in tante scelte che bisogna fare. Ci sono due situazioni diverse. O ci sono tante soluzioni buone, non una sola, bisogna scegliere quindi non l'unica soluzione buona, ma una soluzione buona di quelle possibili. Quindi diventa un problema di E non esiste una soluzione unica come il problema, ma esistono tante soluzioni possibili e ci sono anche altri criteri sui quali, sulla base dei quali bisogna scegliere, però ce ne sono comunque tante possibili. Questa è una cosa che di solito fa smarrire, no? Diciamo, io come devo fare? Poi facciamo dei progettini insieme, cioè, ma qual è la soluzione giusta? Ma ce ne sono tante possibili, non è che ce n'è una sola. L'altra cosa che invece ha a che vedere con le scelte è la situazione in cui uno non ha informazioni sufficienti per scegliere. Ha un'informazione parziale e quindi magari a volte deve fare delle scelte o deve risolvere un problema con informazioni parziali facendo delle ipotesi in mancanza di altre informazioni. E quindi uno chiaramente più informazioni ha, più le ipotesi che può fare sono accurate, meno informazioni ha, più le ipotesi che può fare sono meno accurate. Quindi uno deve cercare di prendersi dei margini di sicurezza nelle scelte che fa. In modo che anche se l'ipotesi non è proprio molto accurata, comunque il progetto non salta per aria. Questa è una cosa che nel tempo imparerete, però differenzia fortemente quello che uno di solito fa quando risolve un esercizio e quello che uno deve fare quando fa un piccolo esercizio di progettazione. Bisogna avere a che fare con delle incognite di cui si ha soltanto una vaga idea di quello che può essere come dire, l'ipotesi giusta. Allora, MOSFET. Per il MOSFET la situazione è simile. Che cosa abbiamo? Il MOSFET lo disegno nella situazione più elementare, contatto NPN da questa parte, qui c'è il source, qui c'è il drain. E qui c'è gate.
di nuovo abbiamo della carica accumulata e in particolare la carica accumulata è rappresentata dalla carica all'interfaccia. Ricordate, c'è questo canale che è per basse VDS più o meno costanti, per VDS un po' più alte è un canale rastremato, lo disegno rastremato. Quindi questa carica qui non è una capacità di svuotamento, è una capacità dovuta, è una capacità del sistema MOS. Quindi è una capacità dovuta alla carica accumulata sotto il canale. Ora anche in questo caso carica di inversione, carica di inversione, la carica accumulata nel canale. Allora anche in questo caso si ha una situazione simile a quell'altra, la capacità è tra il gate e il canale, ma il canale elettricamente è collegato sia al source sia al drain, quindi questa capacità si attribuisce per una parte a una capacità tra gate e source e per una parte a una capacità tra gate e drain, e ovviamente si chiamano CGS e CGD. Allora, anche in questo caso in regione lineare, poiché il canale è all'incirca uniforme tra source e drain, la carica si attribuisce in modo uguale, quindi c'è una CGD che è uguale a CGS. In regione di saturazione le cose sono leggermente diverse, perché c'è molta più carica tra gate e source di quella che c'è tra gate e drain, essendo il canale rastremato, e quindi anche la capacità sarà più grande tra gate e source di quella che c'è tra gate e drain. Stavolta non è la distanza che cambia, no? Stavolta è proprio la carica accumulata. Ora io la faccio così a triangolo perché ve la voglio, cioè giusto per visualizzare la cosa. In realtà non è che cambia la profondità della carica, è che cambia la concentrazione, più alta l'interfaccia tra gate e source di quello che è tra gate e drain. Cioè, questo disegno a triangolo è semplicemente un'illustrazione. Allora, in questo caso abbiamo CGS maggiore di CGD. E di nuovo anche qui, se uno fa fare il calcolo esatto e ha i numeri o le misure, vede che è abbastanza più grande, ma non enormemente, un fattore tra 1 e 2. No? Quando non ha informazioni più precise, uno spesso prende 2, perché più o meno va bene. Allora, vediamo ora quanto valgono i parametri di piccolo segnale. Completiamo il discorso. A questo punto il circuito equivalente di piccolo segnale del FET, comprensivo delle capacità, quindi valido anche a frequenze elevate, è questo qua. Cioè, elevate cosa vuol dire? Tanto elevate da far contare queste capacità. In pratica questa è la CGS, è la VGS. Tra gate e source io metto in modo esplicito questa capacità CGS. Questo è il drain. Qua ho il generatore di corrente controllato da tensione VGS, questa è la RO, e qui c'è l'altra capacità tra gate e drain, la CGT. Quindi chiaramente la corrente di gate a questo punto non è più nulla, cioè nulla. La componente continua ovviamente, però la componente variabile dipende dalla frequenza e dall'impedenza, quindi, che quelle capacità hanno.
Potete anche notare che assomiglia molto al circuito di Giacoletto, questo circuito equivalente di effetto. In pratica, quello che manca sono soltanto le resistenze d'ingresso, la RB e l'RP greco, a parte quelle che non ci sono perché in continua non conduce gate, per il resto il circuito è uguale. A bassa frequenza, quando CGD e CGS non contano, perché hanno impedenza praticamente infinita, si ritorna al modello di prima. Quindi, a seconda della situazione in cui siamo, noi decideremo di considerare della frequenza a cui si lavora, decideremo di considerarle queste capacità oppure no. Di solito danno noia, non noia dal punto di, danno noia anche dal punto di vista del calcolo, ovviamente, no? Però in realtà, come dire, uno, da progettista, si vorrebbe usare il MOSFET in una situazione in cui quelle capacità non contino. Quindi, perché questo garantisce un comportamento più ideale da generatore di corrente controllato in corrente. L'altra, ecco un'altra cosa, giusto una curiosità che vi volevo dire, questo vale ad alte frequenze, ma non a frequenze altissime. Cosa vuol dire alte altissime? Vabbè, a un certo punto, vedete, qua consideriamo la carica nel canale come se si muovesse tutta insieme, no? A frequenze molto più alte in cui non si può ragionare, bisogna ragionare in termini di carica distribuita e pensare che non, per esempio, la carica nel canale non risente contemporaneamente tutta dell'effetto di una variazione di tensione di gate. A quel punto bisogna usare un modello cosiddetto non quasi statico, che è molto più complicato di questo. È talmente complicato che noi non lo vediamo e che francamente viene considerato solo in casi estremi di frequenze molto elevate. Diciamo, anche in fase di progettazione, sistemi ad alta frequenza, uno quello che cerca di fare è cercare di usare dei transistori più piccoli, per cui questo modello ancora vale, piuttosto che cercare di lavorare con modelli non quasi statici, perché sono molto complicati. Allora, va bene, io a questo punto voglio guardare con voi i due JFET uno per uno, per vedere quanto valgono le espressioni dei parametri piccolo segnale. Quindi prendiamo il JFET e se io disegno la caratteristica di trasferimento, questa ve l'ho fatta vedere, è fatta così, no? Abbiamo detto questa era VP, quest'asse rappresenta VGS, quest'asse rappresenta ID. E questa è IDSS. Allora, per esempio, il GM, se questo è il punto di riposo, il GM è la derivata della tangente alla caratteristica nel punto di riposo, che GM è DID su DVGS, no? Quindi esattamente la pendenza di questa retta. Io graficamente, se ho quell'espressione, posso tracciare la tangente e calcolarmi la pendenza. Siccome per il JFET vi ho dato anche l'espressione analitica, possiamo provare a vedere analiticamente qual è l'effetto dei D su DVGS. Vedete, se faccio, ora lo faccio in un colpo solo, no? Se faccio questa derivata qui dentro, cosa mi viene? Mi viene due volte 1 meno VGS su VP e poi tutto il resto. Quindi in pratica mi viene un due volte tutto il resto meno 1 meno VGS, cioè meno, ma con 1 meno VGS su VP alla prima invece che al quadrato, anzi qui ci vuole un però diviso VP, è praticamente ID diviso 1 meno VGS su VP.
Quindi ho fatto semplicemente la derivata, non è che ho fatto altro. Quindi questo si semplifica ulteriormente, mi viene 2D diviso VP meno VGS. Secondo me c'è il segno meno anche perché quando faccio la derivata qui ci viene il meno. Allora sapete che faccio per comodità. Vediamo se ho fatto bene, non ho fatto tutto veloce. Dunque, meno 2, 1 su VP e poi ho calato tutto. Vabbè, questo va bene. VP è negativo. No, ecco qui a questo punto mi conviene sostituire. Qui invece di lasciare il meno qua, mi conviene invertire questa sottrazione. E allora qua mi viene VGS meno VP. Quindi questa è un'espressione facile. Per ricavare il GM, in pratica vedete, devo conoscere la tensione pinch-off e il punto di riposo, VD e VGS, per calcolarli. Ora, come uno si comporta di solito? Se uno ha il grafico sperimentale della caratteristica di trasferimento, conviene estrarlo dalla tangente perché è più accurato. Se non ce l'ha, a quel punto, ma ha la tensione di pinch-off e i DSS, allora a quel punto si arrangia e prende l'espressione analitica che è un pochino più semplificata e ricava la derivata in quel modo lì. Quindi questa espressione è più semplice da ricavare perché basta mettere i numeri dentro, però nella pratica è meno accurata. Quindi, come al solito, se hai più informazioni le usi, se non hai tutte le informazioni cerchi di fare senza, con quello che puoi. Per invece la GO bisogna fare riferimento alle caratteristiche di uscita. Ricordate, sono fatte ID rispetto a VGS. Perché le caratteristiche di uscita? Perché quelle sono a VDS costante, mi danno ID rispetto a VDS, quindi le derivate parziali sono direttamente le derivate delle caratteristiche di uscita. Queste sono ottenute a VGS costante, questa è all'aumentare di VGS. Allora la G0 non sarà nient'altro, se questo è il punto di riposo, che la pendenza della retta tangente alla caratteristica, perché questa caratteristica è a VDS costante, quindi questa qua, la pendenza di questa retta mi dà il GO, come perché è la derivata parziale di ID rispetto a VDS. Anche in questo caso io posso ricavare la cosa anche analiticamente, se non ho altro modo, vedete, faccio la derivata di D rispetto a VDS e che cosa mi viene fuori? Beh, praticamente se faccio la derivata di D rispetto a VDS mi viene lambda per questa roba qua, che è uguale a D diviso 1 più lambda VDS, quindi viene lambda e D diviso 1 più lambda VDS. Questo termine lambda VDS spesso è trascurabile rispetto a 1, quando è trascurabile posso semplicemente scrivere lambda ID. In molti casi è trascurabile, anche perché, ripeto, il calcolo che faccio è approssimato, quindi comunque cercare una precisione, diciamo, estrema nel calcolo, quando poi la caratteristica di partenza è approssimata, non ha neanche tanto senso. Comunque, ecco, questi due valori sono da tenere presenti, perché se ben approssimati mi danno una buona idea di quello che ottengo. E una cosa analoga possiamo fare ovviamente per il MOSFET. Per il MOSFET le curve sono leggermente diverse. La caratteristica di trasferimento, mi sa che non l'abbiamo ancora disegnata noi mai la caratteristica di trasferimento del MOSFET. Perché questa si disegna, cosa devo fare? Devo fare ID in funzione di VGS per VDS costante, no? In una situazione in cui costante, per un valore VDS per il quale il transistore è in zona di saturazione. Ora voi vi ricordate l'espressione dell'ID in zona di saturazione? Abbiamo detto era K per VGS meno VTH al quadrato.
per 1 più lambda VDS. Quindi a VDS costante, questo vale per VGS maggiore di VTH, no? Quindi per VDS costante ho una parabola che è il vertice in VTH. Quindi mi viene una cosa del genere. Per VGS invece minore VTH la corrente è nulla perché il dispositivo è in interdizione. Quindi la caratteristica di trasferimento è fatta così. Quindi, e chiaramente vale il discorso che abbiamo fatto. Cioè se questo è il punto di riposo, la derivata della tangente, la derivata della caratteristica nel punto di riposo, essendo la caratteristica VDS costante, per definizione è il GM. Derivata di D rispetto a VGS per VDS, derivata parziale, quindi vuol dire non variando VDS, inutile che lo specifico. La posso ricavare anche da qua, perché se la ricavo da qua che cosa mi viene? Di nuovo, se faccio la derivata di D rispetto a VGS, mi viene che questo termine qua grande, con VGS meno VTH al quadrato, mi diventa 2 VGS meno VTH. Quindi qui mi viene un 2 e poi tutto il resto è uguale, quindi lo posso scrivere più comodamente come D diviso VGS meno VTH. Questa è l'espressione analitica. Ripeto, tra le due non c'è una differenza enorme, ma non c'è una differenza trascurabile. Quindi, di nuovo, se ho il grafico, uso il grafico, se non ho il grafico, mi arrangio con l'espressione analitica. Per la GO faccio la stessa cosa che abbiamo visto prima. Ho le curve stavolta VGS costante, quindi la derivata parziale di D rispetto a VDS è la tangente a queste caratteristiche nel punto di riposo. Immaginiamo che sia questo, è questa qua. Quindi questa è GO, che è dD su dV. DS nel punto di riposo. In questo caso, come prima, l'espressione è esattamente come prima, quando si faccia DID su DVDS mi viene un lambda ID diviso 1 più lambda VDS, che all'incirca è lambda ID. Okay. Non voglio fare tutto il passaggio, posso fare la derivata, poi riconoscere quali pezzi sono i DD e scriverla in questo modo più sintetico. Insomma, magari fatelo per esercizio per abituarvi un po' a maneggiare queste espressioni. Insomma, vedete che non è un tipo di passaggio che ha senso fare tutti insieme in classe. Va bene, poi più avanti vedremo anche come si fa a tirar fuori i valori delle capacità del modello di piccolo segnale, ma ancora abbiamo bisogno di imparare altre cose per farlo. E ci fermiamo qua. Okay. Con i transistori bipolari e i transistori effetto di campo abbiamo concluso, adesso cominciamo a vedere dei circuiti.